Via libera al tavolo tecnico permanente per l'edilizia sociale al quartiere Monte Vescovado a Nocera Inferiore. Lunedì scorso, prime attività per arrivare ad un tavolo di concertazione con Regione Campania e Istituto delle Case Popolari. Bisognerà superare numerosi ostacoli giuridici e finanziari, ma il sindaco Manlio Torquato ci crede. Partito il tavolo tecnico, è stata disposta al tavolo tecnico la convocazione di un incontro con l'Istituto Autonomo Case Popolari che sia preliminare alla conferenza di servizi, che preveda anche un'estensione del censimento delle abitazioni disponibili sul nostro territorio anche in proprietà dell'Istituto e parallelamente il proseguo delle attività in svolgimento per il completamento degli interventi su Monte Vescovado. La scommessa principale di questa amministrazione che sconta ritardi biblici, parliamo di 37 anni di attesa, non tutti imputabili ad amministrazioni comunali, in parte anche perché ci fu una riduzione del progetto che ne rallentò i tempi, poi il fallimento soprattutto quello dell'IACP Futura. Ad oggi il blocco di quei suoli, una serie di vicende intricate. Noi abbiamo sollecitato anche l'incontro con la Regione, un ulteriore incontro con la Regione. Il tavolo tecnico sta svolgendo, è partito, diciamo, ieri con lo svolgimento delle sue attività. Io credo che tra poco inizieremo ad avere i primi risultati riorganizzativi.